disponibile. Benvenuto alla signora Antonella Baldo Capilvenere, presidente dell'associazione Oltre l'Immagine. Benvenuta, oggi siamo qui per parlare di questa associazione che svolge un'attività molto importante, quindi vogliamo parlare. Ok, allora intanto l'associazione per cui appunto opero è nata quasi 4 anni fa, ormai nel marzo del 2003, e noi ci occupiamo del reinserimento sociale di soggetti svantaggiati attraverso lo spettacolo, ma in particolare attraverso i musical. Quindi lavoriamo all'interno delle carceri, adesso stiamo portando avanti un progetto piuttosto importante, è il carcere di San Vittore, dove prepariamo appunto un musical con le sezioni maschili e la sezione femminile del carcere. Stiamo già lavorando da 2 anni. Ah. E come si chiama lo spettacolo? Allora, lo spettacolo che porteremo in scena quest'anno, che debutterà più o meno nel mese di giugno, si intitola The Blues Brothers Musical Movie Tour. Praticamente è un viaggio dei Blues Brothers, storia dei Blues Brothers, ma proiettata tra i film musicali più famosi, quindi un po' rivoluzionata, diciamo. C'è molta partecipazione all'interno appunto del carcere? Sì, direi di sì, soprattutto perché è tanto una cosa nuova, perché all'interno delle carceri fare musical non è una cosa abitudinaria, quindi... All'estero sì, invece, all'estero abbiamo visto che ci sono stati anche dei film, no? Dove c'erano queste... Sì, ha fatto dei film, però il fatto di fare ballare, cantare, recitare i detenuti, quindi persone che non hanno mai fatto questa cosa, questo lavoro di vita loro, in Italia non c'è nessuno che li fa, che si è azzardato a proporre una cosa del genere. Ogni tanto fanno rappresentazioni, vengono ospiti esterni, fanno degli spettacoli, ma fatti proprio dai detenuti no, mai. Infatti questo è molto importante, non solo per appunto durante la preparazione, così lo spettacolo che è un momento di aggregazione e di appunto un lavoro in più, uno svago, no? di tenere anche la mente occupata, ma io immagino i detenuti che poi usciranno magari hanno un'occasione in più, no? con questa esperienza. Questa è direi la cosa più importante, perché il percorso che noi iniziamo all'interno delle carceri non finisce lì, anzi ha lo scopo poi di inserirli anche insomma, nella società, continuando questo percorso con la compagnia che ha l'associazione all'esterno della, ecco. Diciamo quindi che continua. Infatti noi abbiamo dei detenuti che avevano iniziato ancora prima che io fondassi l'associazione, diciamo sperimentato questa idea di fare musical prima ancora di fondare l'associazione, perché tu sei un artista, diciamo. Infatti chi segue Antenna 3 da anni ha visto molti spettacoli, quelli storici bellissimi, tu formavi parte della famiglia, no? Quindi sì, facevo parte anni fa, sono ballerina, ecco, sei una ballerina coreografa, ecco. Infatti adesso... hai fatto lo spettacolo di Rick e Gian, no? Sì. Sì, Rick e Jean più, ecco, quindi... nel 1982 se non ricordo male. Eri una bambina, ecco. E quindi avevi visto, sai, questa passione che l'ha dato professione, una passione che poi hai portato un po', hai detto, ma chissà come posso fare per aiutare il prossimo. Esattamente. E vai che... Esattamente, quindi io ho lasciato tutto proprio per dedicarmi a questo. Che bello. Quindi, sì, io... giravo il mondo facendo spettacoli e quindi ho lasciato tutto proprio per dedicarmi a questo. Okay. Poi diciamo non solo dentro i carceri, ma io so che tu cerchi di coinvolgere, non so, anziani o bambini disagiati, insomma un po' tutte le persone dimenticate, diciamo, dalla società, no? Sì. Sì, noi abbiamo dei progetti anche all'interno delle scuole. Scuole dove, cioè, dove esiste una forte percentuale di disagio comunque, negli istituti per minori che hanno dei grossi problemi familiari. Uh-huh. E portiamo appunto anche lì questi progetti e gli diamo poi la possibilità di continuare all'esterno. Quindi all'esterno c'è un gruppo molto misto, cioè dai bambini ai ragazzi, agli adulti, abbiamo
dei detenuti appunto che ormai hanno terminato la pena, quindi sono ritornate delle persone libere che hanno abbandonato la strada del crimine, sì, dedicandosi insieme a noi a aiutare gli altri. Perché infatti è una cosa anche molto bella, poi divertente anche da fare. Però importantissima, perché sembra così futile, uno parla sì, tanto ballo, ma invece sotto, dietro c'è un grande lavoro appunto di grande importanza, perché molte persone pensiamo che escono, è difficile trovare lavoro, inserimento, e questo ti dà anche una speranza in più, no? Una motivazione in più per andare avanti, perché ti senti in quel momento utile, stai facendo qualcosa. Sì, ma soprattutto comunque lo spettacolo ti dà la possibilità di diventare un protagonista, ecco, comunque, di esprimerti poi attraverso il ballo, attraverso la recitazione, il canto. E la cosa, cioè, ha tanto successo perché comunque queste persone che di base, diciamo, hanno la voglia di far vedere che loro sono qualcuno, no? Quindi, certo, di dimostrare che loro sanno fare, scelgono la strada sbagliata, lo fanno attraverso il crimine, e invece facendo spettacoli hanno la possibilità di dimostrare che loro sanno fare qualcosa in un altro modo, e quindi molti, non tutti purtroppo, ma molti decidono poi di abbandonare la strada, diciamo, vecchia, e decidono di continuare ad essere protagonisti, ma in maniera positiva. Certo, quindi questo è, diciamo, lo scopo principale. Antonella, ti volevo chiedere, uno può venire a vedere questi spettacoli? Magari visitando il sito ci sono delle informazioni, delle date di come fare a vederli? Sì, noi mettiamo comunque sul sito sempre, quando abbiamo in programmazione gli spettacoli, mettiamo i nostri riferimenti, intanto i numeri di telefono dove contattarci, indirizzi email, eccetera, e naturalmente le date, i luoghi dove vengono poi svolti gli spettacoli, che adesso in questo momento sono in fase di preparazione. Certo, quindi, a giugno San Vittore, e anche lo spettacolo con la compagnia esterna debutterà, due più o meno nello stesso periodo. E ti volevo chiedere un'altra cosa, visto la tua esperienza, e com'è il primo approccio? Cosa ti dicono all'inizio quando magari vai a proporre uno spettacolo? Dici, ah, c'è qualche volontario, tutti lì timidi, dici, ma che è questo? Ti vedono un po' strano? Dici all'interno delle carceri? Sì. E allora lì va preso un pochino con le pinze, nel senso che io normalmente non arrivo e dico, ah, adesso vi mettete qua, iniziate a ballare, cantare, mettiamo su uno spettacolo. No, inizio. No, infatti, scusa, so che ci sono dei psicologi, avete tutta un'equipe di professionisti anche che in questi casi ci vogliono per entrare bene, no? Adesso è un po' più facile perché diciamo che ormai comunque ci conoscono, sanno che facciamo questo lavoro, quindi quando arriviamo, bene o male, anche i detenuti sono già lo sanno anche perché la direzione comunque provvede a mettere dei manifesti interni dove viene comunque già anticipato l'avvio dell'attività, eccetera, no? Anche perché facciamo le selezioni, quindi si presentano, devono fare la domandina, poi vengono scelti dalla direzione in base al tipo di pena che devono scontare. Certo. E da me, per quanto riguarda, diciamo, le attitudini artistiche eccetera eccetera, quindi adesso diciamo che lo sanno. Quando ho iniziato, quando l'idea e la cosa era ancora una novità, sono partita molto alla lontana, addirittura sono partita con un corso di aerobica per arrivare a farmi chiedere da loro di voler provare a ballare, cioè inserendo piano piano qualche passettino di danza, un po' meno aerobica, più danza, fino a quando loro stessi mi hanno chiesto ma perché non proviamo a fare qualcosa di un po' più vicino alla danza, un po' più ballato, no? Si sono incuriositi. Brava, ecco. E poi dopo 3 mesi loro mi hanno chiesto di voler mettere in scena uno spettacolo, di voler provare a fare un musical. Sei stata bravissima anche lì, molto. Passettini proprio, sì, perché passire. Altrimenti, cioè,
Adesso è la fila, come nei provini televisivi, la fila di persone meno. Che vogliono lavorare, vogliono fare dei musical. Comunque, infatti sì. Io sto vedendo anche qua, c'è qualche rassegna stampa di tantissime cose che hanno scritto su questa associazione, ricordiamo Oltre l'immagine, un musical del dialogo tra bambini e detenuti, poi che si gioca poliziotti e ladri, l'ex ladro, gentiluomo, si dà il musical, è molto bello, aiutare chi ha più bisogno, da ladro ad attore, sono belle soddisfazioni queste, vero? Tu sei contenta, ci si vede. Io sono contentissima perché veramente quando vedo queste persone che cambiano vita, per me c'è lo scopo. Adesso cosa ti dicono alla fine? Tutti ti ringraziano, vogliono continuare? Sì. Tanti sì, non tutti, ma tanti sì. Adesso, tra le altre cose, dopo le feste di Natale, quindi a partire dal mese di gennaio, inizieremo un progetto di formazione a Ponte Lambro, che è un quartiere difficile. Molto difficile, sì. Due sabati al mese. Proprio per aperto tutti, quindi sia a soggetti svantaggiati che alle persone che hanno voglia di inserirsi con noi in questo questo progetto sarebbe interessante anche, no? Non solo appunto disagiati, metterli da parte, ma magari fare un'unione, no? Una simbiosi tra tutti. No, gente che sta bene, per fortuna, e quelli che meno bene. Sono meglio, sì. Va bene, guarda, ti ringrazio tantissimo, è volato il tempo, ma ti faccio tanti auguri per questo progetto. Ringraziamo ancora Antonella Baldo Capilvenere, presidente dell'associazione Oltre l'immagine. Complimenti vivissimi ancora, buon lavoro. Ti ringrazio. E a presto. Noi invece, amici, vi lasciamo con Festa in Piazza, quindi Antenna 3 in festa, e noi ci vediamo domani. Buona serata.